Sì, c'è un calo, ma i numeri sono ancora inaccettabili. È una strage silenziosa, quella dei morti, degli infortuni sul lavoro, che noi dobbiamo assolutamente affrontare in tutti i modi. Per questo abbiamo siglato dei protocolli molto importanti per rafforzare l'azione di prevenzione e sicurezza, ma serve anche un lavoro culturale, educativo. Tutti devono considerare che la sicurezza sul lavoro è un diritto, non è mai un costo. È la base del nostro vivere civile, noi dobbiamo impegnare ogni sforzo per fermare questo stillicidio di numeri dietro i quali ci sono sempre volti, persone. Ma soprattutto con questo aumento, che è positivo, dei cantieri, delle opere a Roma, occorre rafforzare gli interventi di prevenzione, di vigilanza. Abbiamo firmato un protocollo molto importante con la prefettura, la regione, l'ispettorato del lavoro, le parti sociali, per aumentare tutte le azioni a sostegno della sicurezza sul lavoro. E poi proprio ora, per il lavoro di giubileo, un altro impegno molto significativo a rafforzare, anche oltre quello che la legge prescrive, tutti gli interventi a supporto della legalità e della sicurezza del lavoro.